Amici di Gizmo, bentornati. Oggi siamo con un unboxing molto molto particolare. Beery Christmas, ovvero birra. È il calendario dell'avvento con 25 birre, anzi 25 birre, una per giorno da 26 birrifici. Vi leggo: dall'Italia alla Svezia, dalla Francia agli Stati Uniti, dall'Estonia alla Nuova Zelanda, sono 26 i birrifici, di cui 7 sono inseriti nella top 100 mondiale che classifica le birre, quindi sono tra i top 100 migliori. Hanno collaborato a questa nuova edizione di Beery Christmas. Questo è il foglio che descrive cosa troveremo dentro. Questa è la scatola, ovviamente è gigantesca perché invece di aprire il calendario dell'avvento e trovare la sorpresina, il cioccolatino, il gadgettino eccetera, troveremo ogni giorno una birra diversa. E qua ci sono alcune idee di quello che per questa edizione del Natale 2021 di Beery Christmas sono state inserite. 25 birre day by day, una al giorno da gustare. Ve le dico un po' velocemente: da Borgo Rose in provincia di Rieti, Trap Yeast del birrificio Via del Borgo. Se l'ho sbagliato a pronunciare, scusatemi, in inglese è I speak English anche Alberto Sordi, quindi faccio quello che posso. Dall'Estonia, Rukkivaali del birrificio Pojala, in bocca al lupo. Dal Regno Unito, Duncan Tropic del birrificio Vocation. Dalla Francia, Passion Gingembre del birrificio Effet Papillon. Questa qui in particolare ve l'ho voluta dire perché è allo zenzero. Ci sono anche delle birre molto particolari, delle bevute molto interessanti, tipo questa qui allo zenzero, oppure quella dell'Estonia che ha sapore natalizio, quella del Regno Unito ha addirittura il lupolo supplementare, quindi sarà molto strong. Invece quella che arriva da Rieti, ve lo dico, note floreali di biscotto, caramelle, fragranze, fiocchi d'avena. Insomma, sono birre che vanno un po' a toccare tutti i gusti, anche per, come dire, far assaggiare, far assaporare, far bere quelli che sono i profumi, gli odori, i sapori del Natale. A me piace molto in questo caso definire questo concetto come una sorta di sublimazione di più sensi, perché di fatto è una sinestesia quella che si crea, che adesso vedremo, tra il vedere l'oggetto, cioè questo calendario dell'avvento che adesso apriremo, dove ci sono le birre, quindi visivo, e poi olfattivo quando si apre la birra, e poi comunque gustativo per le papille gustative quando invece si va poi a assaggiare queste grandi bottiglie, che sono molto particolari, molto molto delicate anche in certi casi. Beery Christmas 2021 è il nome di questa iniziativa, che però insomma esiste già da diversi anni. Ve lo ribadisco, sono 26 birrifici in tutto il mondo. Ve lo voglio dire prima di aprirlo, perché quando lo aprirò io ne starò solo una di birra, quindi tutto quello che posso dirvi è il racconto di quello che è Beery Christmas. Dall'1 al 24 di dicembre, una volta al giorno potrete estrarre una birra. Non vi consiglio di farlo tutto in una volta, piuttosto tenete lì, se volete far assaggiare, ma insomma il gusto è quello di ogni giorno di estrarre una birra. E poi la cosa interessante è che il tutto è corredato da un'esperienza virtuale o comunque interattiva, perché c'è il QR code. Inquadrando il QR code con un telefonino, con un device mobile, è possibile andare a scoprire il mondo che gravita intorno a quella particolare birra. Vi dico solo che Beery Christmas, che adesso apriamo, ancora un attimo di suspense, che adesso apriamo, viene definito il regalo perfetto per tutti gli appassionati di birra, i beer lovers, come vengono definiti, e io ve lo consiglio. Ma soprattutto si può comprare su opt.it, quindi www.hopt.it. Beery Christmas, e lì lo trovate, potete comprare, potete regalare. Ve lo consiglio perché è una bella commistione tra birra, calendario dell'avvento, e poi c'è questo concetto della connettività. Bando alle ciance, lo apriamo. La mia fida katana è già pronta. Apriamo la scatola e vediamo insomma com'è questo calendario dell'avvento. Ve l'ho descritto. Troverete sicuramente su opt.it molte più informazioni, era solo un po' per incuriosirvi. Vediamo un po' com'è questo. Wow, Beery Christmas, intanto ci sono i QR code,
all'interno, forma di sottobirra, quindi sottobicchiere, nel quale proprio vi invitano ad andare a scoprire in maniera virtuale questa iniziativa. L'apri bottiglie, è bellissimo quello di bere Cristo, questa è fighissimo, l'apri bottiglie per aprire tutti i giorni la vostra bottiglia. Cosa troverete? La descrizione di quello che è l'iniziativa con degli sconti che non vi sto a dire perché secondo me la cosa più interessante è la scatola, che è questa qua. Bellissima, bellissima. Chiaramente è una scatola ingaggiante, coinvolgente, perché alla fine la birra è un momento di unione, come tutte le bevande di questo tipo è un momento nel quale si fa della condivisione un elemento particolare. Allora, la scatola è molto bella, qua vedete il calendario dell'avvento fondamentalmente, qua si apre, adesso andremo ad aprirlo, questi sono i fori per andare ad aprirlo, seguendo chiaramente questo schema, quindi l'1 è praticamente, questo è 1, l'1 è qua, questo è l'1, c'è scritto 1, dentro ci sono le birre, se potete aprirlo ma qua sopra, ma non ve lo consiglio. C'è il QR code per andare a scoprire un po' di più e qua vi spiego un po' anche cosa fare, cioè una volta che lo aprite cosa si fa? Si beve ovviamente. Io direi di provare a estrarre la prima birra, quindi andiamo a scoprire cosa c'è dentro il numero 1 e c'è la prima birra. Qua vi dà alcune indicazioni, perché vi dice la temperatura migliore per poterla gustare, quindi tra 8 e 10 gradi, quindi andrà messa o in frigorifero o all'esterno. L'abbinamento migliore, in questo caso è il pollo arrosto, chiaramente poi si estrae la birra, ok, che è questa, una Barden. Se volete vi dico che tipo di birra è, allora ve la descrivo. English Pale Ale, quindi arriva dal Regno Unito, anche comunque sono tutte bottigliette, qua all'interno sono tutte bottiglie che trovate in questo modo, e di volta in volta ne starrete una ogni giorno. Non fatevi spaventare delle dimensioni, ma il fatto è che contiene 24 bottigliette, quindi messe in questa posizione. A questo punto cosa bisogna fare? Questo è il cavatappi, ma lo aspettiamo un po'. La mettiamo in frigorifero, ce la gusteremo, perché io voglio quest'anno dedicare tutto l'avvento a scoprire ogni giorno una birra. Vi dico già, io non le berrò tutte quando le estraggo, ma le terrò lì in frigorifero, perché vorrò condividerle con gli amici, i parenti a Natale. Mi sembra una cosa divertente. Magari metterò un adesivo da qualche parte o un'indicazione che è stata del giorno in cui è stata in cui l'ho estratta, così per ulteriore informazione per quando andrò a condividere queste birre con gli amici. Birre Christmas 2021 ve lo consiglio, è un bellissimo regalo non solo per il calendario dell'avvento, ma perché no, anche solo semplicemente per Natale, scoprire il giorno di Natale, aprire questa cosa qui e scoprire insieme gusti di birra che secondo me a vedere già dall'inizio sono molto particolari, molto diversi. Cosa c'entra con il gizmo? Ve lo dico subito, c'entra in due modi. Uno, perché c'è questo concetto del QR code, del fatto di andare a scoprire comunque la storia che contorna il concetto di Beer Christmas e l'idea di fondo, e quindi anche quello di andare a scoprire quelli che sono le idee dietro questa particolare iniziativa di avvento. Due, perché comunque alla fine tutti noi appassionati di tecnologia siamo appassionati anche di altre 4-5 cose. Una di queste è la birra, le altre sceglietele voi. Mi raccomando, iscrivetevi sul nostro canale YouTube di Gizmo.it e a presto con altri nuovi prodotti.